Ciao a tutti, bentornati. Torno oggi finalmente con il video dei preferiti del mese. D'estate per me è difficilissimo riuscire a girare questa tipologia di video. D'inverno riesco ad essere un pochettino più costante, quindi oggi parliamo dei preferiti del mese di ottobre. Partiamo subito da questi due prodottini qui e sono lo shampoo e il balsamo di Olaplex. Vi ho già parlato di questi due prodottini quando vi ho fatto l'aggiornamento sull'hair care routine, su come va la mia situazione ai capelli negli ultimi mesi. Questi in realtà li avevo comprati da pochissimo, quindi avevo fatto pochissime applicazioni. Adesso insomma è già da un po', più di un mese che li sto utilizzando e posso dirvi che sono due prodotti che mi piacciono tantissimo. Quando utilizzo questi prodotti, questo shampoo e balsamo, i miei capelli li vedo molto più sani, una volta asciugati insomma, li vedo molto più sani, molto più forti, più lucidi, proprio perché la tecnologia di questi due prodotti qui è proprio quella di andare a ristrutturare un po' il cuoio capelluto dal bulbo capillare, insomma, quindi va proprio dall'interno a diciamo risistemare un po' il capello e ad evitare che i capelli si spezzano, che è il problema che io ho più di tutti, perché i miei capelli, essendo molto molto sottili, si spezzano in una maniera incredibile. E quindi questi prodotti stanno facendo bene ai miei capelli, mi piacciono tanto. Ho paura però che col passare del tempo i miei capelli si abituino troppo a questi prodotti, e anche perché sono prodotti con diversi, cioè non sono sicuramente prodotti con ingredienti naturali all'interno, sono dei prodotti abbastanza strong, che però in questo periodo in cui li sto perdendo, cioè in generale in questo periodo perdo tanti capelli, ci voleva secondo me una tipologia di prodotto di questo genere. Quindi per quanto mi riguarda, i prodotti preferiti di questo periodo, di questo mese, sono loro due per i capelli. Sempre prodotto per capelli, c'è anche questa maschera per capelli di Aespa, che ho trovato all'interno di una box di Look Fantastic, ed è la maschera rosa. Mi piace tantissimo perché mi dona ai capelli una morbidezza pazzesca. Io li tengo in posa per 20 minuti, mezz'ora prima di lavarli, e mi piace un sacco come appunto mi rende i capelli, quindi molto molto setosi, morbidi, e mi piace tanto. La profumazione tra l'altro è buona. Qui tra l'altro dice che è anche un trattamento intenso e va a nutrire il capello, proprio perché questo è un periodo in cui i capelli cadono come se fossero foglie. Io cerco sempre di trattare i capelli in maniera abbastanza forte con prodotti forti, con i trattamenti d'urto, ecco. Questo qui è uno di quei prodotti che devo dire che mi sta aiutando un sacco, li sento molto più nutriti i capelli. All'interno ha anche vitamina C, quindi questo mi fa dedurre che sia un ingrediente che faccia bene anche ai capelli oltre che alla pelle, e per chi cercasse di dare nutrimento in più ai capelli, questa maschera è molto molto valida. In tema skincare invece, un prodotto che mi sento di menzionare è una crema viso da notte di Madara. Io con le temperature un po' più fredde, soprattutto quando si avvicina l'inverno, soffro un sacco, la pelle è un po' più secca, quindi ci sono delle zone in cui la mia pelle inizia a diventare più screpolata, più secca, non in tutte le zone, la zona T resta più o meno idratata, ma alcune zone in particolare sono un po' più secche. Questa crema trovo che sia molto valida per questo motivo, oltre che è anche un buon antiossidante per la pelle, quindi è anche un anti-age. Tra l'altro è un prodotto con all'interno ingredienti di origine naturale, perché tutto c'è, cioè il Madara è un brand che produce prodotti vegan, e mi piace un sacco perché davvero dà un sacco di nutrimento alla pelle. Quando la applico il giorno, la mattina dopo, quelle zone in cui la mia pelle è un po' più secca sono molto più idratate grazie a questa crema. In tema make up invece, è un prodotto che ho tirato fuori dai cassetti, che non stavo utilizzando più di tanto, è questo primer di Fenty Beauty, che penso di avervi anche menzionato, non so se l'ho inserito in un qualche preferito qualche mese fa, però in realtà lo sto utilizzando in questo mese, l'ho diciamo tirato fuori e lo sto utilizzando nuovamente. Questo qui è di Fenty Beauty, io ce l'ho nella versione mini size, ed è il Pro Filter Instant Retouch Primer
primer. E in realtà questo primer dovrebbe andare bene per chi cerca un effetto opaco, infatti si chiama appunto soft matte per pelli grasse. In realtà è vero che in quelle zone in cui io lucido un po' di più, quindi soprattutto nella zona T, riesce a mantenere il trucco e a non farmi lucidare rispetto al solito, insomma, quindi mi mantiene comunque abbastanza opaca. Ma la cosa che mi piace di più di questo primer è il fatto che mi levi un sacco la pelle, minimizza un sacco i pori e anche un po' la grana, la riduce un po' della pelle. Magari io personalmente, da quando utilizzo le mascherine, ho un sacco di brufoletti di che poi non sono brufoli, ma magari non facendo respirare chissà quanto la pelle, si vengono a creare quei brufoletti sotto pelle fastidiosissimi e orribili, e quindi la grana della pelle non è più liscia come sempre, ma soprattutto in questa zona è un po' più ruvida grazie appunto alle mascherine che noi amiamo tantissimo. Quindi invece grazie a questo primer riesco anche a levigarla un po' di più, ad avere un effetto un po' più disteso della pelle e uniforme della pelle. Sapete già, infatti, in qualche video precedente, credo nel calendario dell'avvento di ASOS, in cui ho trovato due primer. Non sono abitudinaria di primer, cioè non ho l'abitudine da sempre di applicare primer prima di applicare il make up, però voglio iniziare a testarli, a provarli, a vedere se effettivamente il primer è un prodotto che può far bene alla pelle, che aiuta o meno. Sicuramente non sono quel tipo di persona che applica il primer tutti i giorni, ma in qualche occasione un po' più particolare dove cerco magari un effetto appunto più duraturo del make up. Quindi questo qui, però, per essere il mio primo primer che utilizzo con costanza e che sto sperimentando, mi sta piacendo, quindi mi piace, promosso. Sempre in tema make up, ho un prodotto che sto utilizzando da poco, ma che sto utilizzando quasi tutti i giorni, è questo balsamo labbra di By Terry. In realtà, purtroppo, sempre a causa delle mascherine, non posso utilizzare chissà quanto rossetti, e rossetti non li sto utilizzando per niente, o prodotti labbra, però anche per cercare di idratarli un po', anche quando sono al lavoro, quando sono a casa, anche applico qualche balsamo che mi aiuta un po', come appunto adesso. E questo qui lo sto utilizzando molto molto volentieri, mi piace tanto. È il balsamo labbra alle rose ed ha un profumo sublime, se amate il profumo alle rose. Mi piace un sacco perché, oltre che è trasparente, ma ha quell'effetto, cioè se lo applico ve lo faccio vedere, non è colorato, è proprio trasparente, non si vede nulla, però secondo me ha delle particelle quasi impercettibili che danno un po' di tridimensionalità alle labbra. Questa cosa mi piace. Ma un'altra cosa fondamentale di questo prodotto è il fatto che le idrata molto, e a differenza di molti balsami labbra, che è vero che l'effetto sin da subito è quello di idratarle, ma una volta andato via sono secchissime, si crea quella pattina sulle labbra terribile, cosa che in questo prodotto non sto notando. Me le mantiene comunque idratate per tutto il giorno, anche se dopo qualche ora chiaramente va via, se bevete, se mangiate, a meno che non state sempre lì ad applicarlo continuamente. Io invece ho notato che questo qui mi rende le labbra molto più morbide anche durante la giornata, e non mi crea quella patina bianca, quella striscia bianca che puntualmente quasi tutti i balsami labbra hanno. Un altro prodotto che ho tirato fuori dai cassetti, a causa forse della dimensione, è questa cipria di Hourglass ed è la Ambient nella colorazione Dim Light. Allora, io in realtà applico questa cipria al di sopra delle mie classiche ciprie, le utilizzo per fissare il make up, quindi ho la cipria di Nabla, la cipria compatta, oppure quella in polvere che mi piacciono un sacco, come sapete. Al di sopra poi ci applico questa qui, che in realtà dona un effetto molto più luminoso, ed in effetti è vero, quando applico questa cipria ho proprio un viso molto più illuminato, più luminoso, si vede. Tra l'altro poi le polveri di Hourglass sono spettacolari, ha questo colore in realtà chiaro, ma è trasparente perché non colora, ma una volta applicate sulla pelle si unisce così bene la pelle che queste polveri sono davvero magiche, davvero, nel vero senso della parola, e mi piace un sacco appunto questo effetto un po' più luminoso alla pelle. E non l'ho mai applicata però da sola, nel senso che sempre successivamente alle classiche cipre che io utilizzo, diciamo, quotidianamente.
preferita. Andiamo adesso a vedere gli ultimi prodotti preferiti. Allora, non so se avete anche voi questa abitudine, quando c'è il cambio stagione, oltre che il guardaroba, io faccio anche il cambio stagione del make-up, quindi i prodotti un po' più estivi, soprattutto i prodotti viso, anche i rossetti, magari faccio un cambio, quindi tiro fuori quei prodotti che magari utilizzo più d'inverno, quindi i rossetti un po' più scuri che d'estate non utilizzo. Magari me li metto bene lì davanti. Stessa cosa vale per i blush, che magari ci sono dei blush che utilizzo un po' meno d'inverno e viceversa. Uno dei prodotti appunto che utilizzo da tantissimi anni, ce l'ho da tantissimi anni, ma che è uno dei miei preferiti di MAC, è questo qui che vi ho fatto vedere penso in altri video vecchissimi, ma che io d'inverno utilizzo tanto, per fortuna è ancora sano, ed è il, non so se lo fanno ancora, lo Stubborn, è il Prolonger Blush. Allora, mi piace un sacco, oltre che il colore, oltre che essere uno dei colori nella mia palette, poi quando io ho fatto la consulenza all'ermocromia, mi sono resa conto che è un sacco di blush, diciamo, molto simili a questo, quindi freddi, rosati, e questo qui appunto è proprio nella mia palette, e questo blush in particolare mi piace tanto, è una sorta di malva, diciamo così, è proprio un malva, e è bellissimo, ha un effetto proprio di viso sano, la polvere è molto sottile, si riesce ad applicare in maniera molto molto semplice, e quindi mi piace davvero tantissimo, tantissimo. È il mio blush preferito di MAC da sempre. Ultimo prodotto è la terra di Nabla, che non pensavo, ma sto utilizzando tutti i giorni e si vede già il solco. Non so se dalla telecamera si vede, ma il solco c'è, perché è scomparsa la scritta Nabla, ce l'ho da neanche un mese, ma lo sto utilizzando davvero tutti i giorni perché mi piace tantissimo. È una polvere sottile che si sfuma bene, il colore è perfetto per la mia pelle perché è un marrone freddo, quindi va benissimo per me, quindi la trovo fantastica come polvere, come terra. Mi piace perché non è neanche troppo scura, quindi dovete stare lì a lavorarla bene, altrimenti avete la macchia sul viso. È perfetta, è davvero perfetta come terra, mi piace tantissimo. Questa qui è la Skin Bronzing Soft Revenge ed è adesso è diventata la mia terra preferita. Questi erano tutti i miei preferiti del mese di ottobre, vi ho già anticipato, vi ho già detto che non sono tantissimi, però davvero sono i prodotti che sto utilizzando e che ho apprezzato un sacco questo mese. Ditemi che ne pensate, se conoscete questi prodotti, vi mando un bacio, se vi è piaciuto il video mettetemi un like e noi ci vediamo presto, ciao!